mercato azionario asiatico è in ribasso per la prima volta negli ultimi 3 giorni, reagisce all'aumento oltre le stime della richiesta di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti e alle perdite dei titoli minerari seguito al calo del prezzo dei metalli. La Cina aumenta i requisiti per le riserve bancarie al fine di limitare la liquidità 3 settimane dopo aver alzato i tassi di interesse. Il Fondo Monetario Internazionale afferma che l'Europa ancora non è riuscita a cancellare lo scetticismo degli investitori sulla crisi del debito. L'azionario americano potrebbe essere il posto migliore per gli investitori che temono il restringimento dei mercati emergenti. In collegamento internet da Lugano, Roberto Malnati, responsabile della gestione di Global Opportunity Investments. Ciao Roberto. Ciao Luciano, buona giornata a te e a tutti. Mercato asiatico ai massimi degli ultimi 2 anni e mezzo, quello che viene definito consolidamento appare inevitabile. Non tutto il mercato asiatico sui massimi. Il mercato cinese l'anno scorso ha perso il 12,5% e quest'anno, dopo un tonico prima settimana di gennaio, diciamo i primi 2 giorni dell'anno, ripiega e torna sotto la parità e quindi perde ancora anche dall'inizio di quest'anno. È tonico in Giappone, invece, straordinariamente. Sì, io intendendo mercato azionario asiatico, intendo l'indice di riferimento, perché anche era appunto salito al massimo degli ultimi 2 anni e mezzo. Allora, ricapitoliamo un po' la situazione. Il Dipartimento del Lavoro americano ieri ha detto che le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono aumentate di 35.000 fino a un livello di 445.000 la scorsa settimana. La media delle stime degli economisti interpellati per il sondaggio suggeriva invece un numero totale più piccolo, non 445.000 ma 410.000. Fra l'altro, ieri l'America ha fatto vedere anche un restringimento del deficit commerciale. Il prezzo del petrolio è calato, il prezzo dei metalli ugualmente hanno registrato un modestissimo compreso tra lo 0,5 del petrolio, appunto allo 0,2% del rame, insomma, ecco, petrolio e metalli che si sono leggermente calmati. Le caratteristiche di questo inizio anno sono la volatilità e anche la volatilità sui dati settimanali è sempre stata alta ed è alta in questo periodo. Ci siamo illusi quando la disoccupazione è scesa clamorosamente sotto quel 10% complessivo che ci si aspettava e oggi ci concentriamo su queste variazioni microscopiche. Noi le vediamo in unità di migliaia, ma poi rapportate sul numero dei lavoratori americani sono veramente frazioni decimali. Non vale la pena tenerne conto, vale più la pena tenere conto della variazione del tasso di cambio, che è quello che il tasso di cambio del dollaro contro le altre valute, in particolare dell'euro, che sarà quello che guiderà eventualmente, con una svalutazione competitiva del dollaro, la ripartenza del mercato del lavoro. Ripartenza che oggi era stata virtuale ed è stata confermata come virtuale dai dati della settimana. La Cina, questa notizia della tarda mattinata, la banca centrale cinese limita ancora, o perlomeno tenta ancora di limitare la liquidità, la forte liquidità presente nel paese, alzando i livelli di riserve richiesti alle banche della nazione di 50 punti base, quindi lo 0,01 è un punto base, quello 0,50% in più. Ricordiamo che aveva alzato i tassi di interesse 3 settimane fa a Natale. Guarda, ormai non ha più a che fare con l'inflazione questa cosa qui, noi la percepiamo come inflazione, ha a che fare con la furbizia, innanzitutto con la furbizia delle banche occidentali che spostandosi in Oriente, in Cina, portano i vizi occidentali lì e quindi questi prerequisiti sono, li ho visto particolarmente stringenti adesso anche per le banche straniere, sono prerequisiti molto alti, vuol dire 18,5% come valore finale. Come valore richiesto e seguono diciamo una rilevazione del fatto che le banche con strumenti strutturati o quant'altro si sono inventati hanno applicato una buona dose di furbizia per eludere il blocco precedente. Su questo è una sorta di lezione che si vuole dare per poi allentare poi in seguito, ma non ha più a che fare con l'inflazione, perché l'inflazione sta cominciando a mordere altrove adesso, soprattutto in India, dove l'inflazione reale, non quella percepita, quella misurata, è all'8,5% e lo vediamo anche dalle varie crisi che ci sono in vari paesi, alcune di natura politica, ma che poi ricadono tutte sul prezzo dei generi alimentari.
L'Europa deve ancora calmare lo scetticismo degli investitori sulla sostenibilità del debito della regione e anche sulla probabilità di contagio verso altre economie, lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Almeno per adesso sembra che il gocciolamento insomma, il contagio fondamentalmente della crisi del debito sovrano europeo potrebbe essere limitato. Comunque il problema del debito sovrano europeo potrebbe anche peggiorare. Abbiamo bisogno di tenere in mente che che questa situazione comporta sensibili rischi, downside risk, sensibili rischi appunto di peggioramento, potremmo dire tranquillamente in italiano. Il Fondo Monetario Internazionale che pare scoprire l'acqua calda, però il fatto è che appunto un'istituzione importante come l'IMF, l'FMI, appunto sottolinea la gravità della crisi del debito in Europa. Guarda, potrei parlare per delle ore, ma ormai ci siamo detti tutto. Io ti faccio solo un particolare. Cioè, voglio dire, allora, l'Europa è in crisi, siamo tutti disperati, ah, poveri, maledetti, pronti per fallire. La Germania non è mai andata così bene come quando abbiamo cominciato a parlare di fallimenti. Nessuno ha ancora tirato fuori un euro vero per coprire questi fallimenti che non ci sono mai stati. Intanto l'euro si è svalutato, siamo tutti contenti. La Germania ha una produttività straordinaria e porta via quote di mercato a tutti. E attorno ai paesi che lavorano con la Germania, ma la cosa divertente è chi ci salva? Ci salva il Giappone che ha il 200% e passa di debito pubblico che viene a salvare noi che abbiamo il 120-130. E allora, se guardiamo ai dati reali, ci stiamo veramente prendendo in giro, no? Perché andiamo a vedere l'Italia, ah, pronta a fallire, non lo vorrà più nessuno il debito, se lo strapparono di mano 2 giorni fa il debito, no? Avrebbero potuto sottoscriverne 3 volte le emissioni che ci sono state. Quindi, di fatto, sono le solite chiacchiere da cortile che ormai, ci accompagneranno da qui in poi ancora per un po'. Insisto un po', appunto viene detto che il rendimento extra che gli investitori chiedono per mantenere obbligazioni di Grecia e Irlanda piuttosto che del Bund tedesco rimangono ancora molto alti a dispetto dei pacchetti di aiuto messi insieme. Il Fondo Monetario Internazionale nota queste cose. Significa che appunto lo scetticismo sulla sostenibilità del loro debito nel mercato non è stato assolutamente messo da parte. È importante che i paesi riducano il loro deficit di bilancio, ma che anche si decidano ad indirizzare le loro forze verso i problemi strutturali, come assecondare la crescita e abbassare la disoccupazione. Sì, sono tutte belle parole. La realtà è che la Grecia prima o poi dovrà prendere il debito e ristrutturarlo, no? Non vorrei dire che non pagherà gli investitori, vorrei dire che dovranno accontentarsi di ricevere indietro meno o qualsiasi di queste altre soluzioni che ci sono intermedie, no? Ma vuol dire anche che la Grecia, che pesa quanto? Il 3% sull'Europa come debito pubblico, vuol dire, se dovesse fallire si muoverà in un range tale dell'apprezzamento dell'euro degli ultimi 2 giorni. Tanto è per capire un'unità di misura, cioè l'euro nel suo complesso negli ultimi 2 giorni si è apprezzato di oltre il 3%, anzi si è apprezzato quasi del 5%, no? Quindi che è tanto quanto l'intero debito pubblico greco che potrebbe sparire così assorbito dalla rivalutazione dell'euro in 2 giorni. Quindi continuiamo a parlare di cose, no, che servono per muovere i mercati, ma che nella realtà tangibile, monetaria, al momento pesano poco. No, ma io immagino, no, che sia, come dire, dice qualcosa che il Fondo Monetario Internazionale arrivi a sottolineare cose che il mercato pare avere ormai digerito da diverso tempo. No. Beh, le considerazioni potrebbero essere, come dire, gli istituzionali arrivano sempre dopo a fare queste considerazioni, il mercato che comunque è sempre più avanti. Le considerazioni però, sia del mercato sia degli istituzionali, in questo momento convergono. Ma perché è sbagliato il messaggio dire va bene tutto, no? Cioè, chi ha questo tipo di debito? Chi non è stato corretto come la Grecia, che ha avuto dei bilanci falsi per un sacco di tempo, o chi come l'Irlanda, che ha vissuto improvvisamente al di sopra delle sue possibilità oltre ogni misura, è giusto che paghi, no? Ed è giusto che venga redarguito e che venga, come dire, segnalato come inadempiente a quelle che sono le regole perché l'Europa viaggi ad un'unica velocità. Ma la verità,
è che non potrà mai viaggiare ad un'unica velocità. E come abbiamo già detto nelle interviste precedenti, bisognerà arrivare a che qualcuno il proprio debito gli dia una bella tagliata. Si è bloccata l'immagine tua, Roberto, ma io direi la lasciamo così adesso che siamo... Magari torna. Magari ritorna, ecco, speriamo che ritorni. Tanto cerchiamo, ti copro un po', va? La pressione sui prezzi stanno spingendo le banche centrali dei paesi emergenti, da quella russa a quella cinese, ad alzare i tassi di interesse quest'anno, e questo potrebbe appunto diminuire di molto l'attrattiva del loro mercato azionario e aumentare l'interesse degli investitori per gli Stati Uniti d'America. Una politica monetaria più restrittiva significa che le banche centrali dei paesi emergenti si distanzieranno ancora di più dalle posizioni del presidente della Federal Reserve americana, della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, che invece ha promesso di mantenere i tassi vicini allo zero e di estendere il periodo di stimolo all'economia americana. Ma dobbiamo fare un distinguo molto netto tra chi ha già anticipato quello che sta succedendo: Brasile, che ha introdotto, diciamo, un fermo sull'apprezzamento della propria valuta, la Russia, la Cina, per esempio, che continua ad opporsi ad un apprezzamento, e paesi che hanno avuto un apprezzamento incredibile: Malesia, Indonesia, quindi la zona dell'ASEAN, no? Molti di questi paesi hanno veramente avuto degli apprezzamenti enormi, e qui dall'inizio anno abbiamo già avuto delle discese importanti. Il mercato indonesiano, per esempio, che ha cominciato con dei cali importanti, e la stessa India, che ha avuto apprezzato la propria divisa. Quindi sarà sempre più importante distinguere tra i vari paesi emergenti, perché è vero che in linea generale ce ne saranno alcuni in cui il flusso di apprezzamento della divisa, che diventa un deprezzamento, farà scappare molti investitori, ma ci sono paesi che sono rimasti molto indietro, come per esempio la Cina. E allora sarà importantissimo essere flessibili e cambiare cavallo in corsa durante l'anno. Non cambierei cavallo in corsa emergente per andare negli Stati Uniti. Questo no, perché il tasso di crescita degli Stati Uniti è modestissimo, e i PE, cioè quindi ciò che le azioni rendono come flusso di dividendi, soprattutto nel Nasdaq, è scarso, cioè quindi il PE è molto elevato. E il braccio di ferro tra crescita e inflazione potrebbe diventare più severo dei mercati emergenti? Assolutamente sì, ma sono partiti prima i mercati emergenti. Cioè i mercati emergenti hanno cominciato ad attrezzarsi per questo, mentre noi, che siamo più sensibili alla leva dell'indebitamento, ci siamo trovati con i soldi gratis, e improvvisamente ci accorgeremo che soldi gratis e inflazione non vanno più d'accordo, perché a questo punto ci sarà di nuovo una dinamica che toccherà sull'aumento degli stipendi. Quindi i paesi asiatici hanno un tasso di crescita per cui l'inflazione viene assorbita nella crescita. Hai un'inflazione del 7, cresci del 10, va bene, ci sta dentro tutto, perché crescono anche gli stipendi del 10 e ti rimane qualcosa. Ma paesi che crescono del 2 con un'inflazione del 4, come siamo noi paesi evoluti, si troveranno in difficoltà. Allora, ti passerei delle domande, vediamo quante riusciamo a farne prima di diventare eccezionalmente lunghi. Allora, domanda per Roberto: se l'87% del debito pubblico italiano, pare eccessivo questo 87%, perché effettivamente adesso si sta parlando di un 50-50, 50 debito nella nazione, 50% al di fuori della nazione. In ogni caso, la domanda che Copernico scrive è: se l'87% del debito pubblico italiano è nel portafoglio di banche e assicurazioni, e anche se in minima parte altre istituzioni finanziarie estere, ciò non rappresenta un serio problema per i comuni mortali? Spiego: in caso di eventuale ristrutturazione del nostro debito, a perderci saranno le banche, come dovrebbe essere, o i cittadini? Allora, in linea generale è una partita di giro, perché buona parte di questi titoli finiscono ancora nella disponibilità dello Stato, con fondi pensione e con altre attività di questo genere. Il concetto di a perderci è un concetto anche in questo caso relativo, perché quando crolla una valuta, i più poveri sono indebitati, i più ricchi hanno i soldi, perdono i più ricchi, e i più poveri hanno un debito che
che è inferiore. Quindi questo in linea generale. In linea pratica, quando abbiamo visto con l'ultima crisi finanziaria, i più ricchi sono diventati ancora più ricchi e i più poveri fanno ancora più fatica. Questa è la differenza tra Anche se pratica e teoria, no? Ma in linea generale non c'è nessun segnale per cui il debito pubblico italiano vada in fallimento. Cioè, noi adesso ci stiamo preoccupando per lo spread, 200 basis point sul bond tedesco, quindi rendimento quanto? 1% annuale più 200 basis point fa 3%. Oggi se sottoscrivi debito pubblico italiano un anno riesci a portare a casa, se va bene, 2,20, 2,30. Noi lo abbiamo visto al 17, eh? Cioè, e siamo sopravvissuti, cioè, siamo andati avanti, quindi veramente prima che si arrivi al collasso, a parlare di questi disastri, tipo lo Stato diventerà insolvente domani, ma ce n'è tanta di strada da fare, no? Quindi io non ci penserei oggi a questo, no? Ci penserei invece ad accorciare il debito, questo sì. Cioè il debito lungo non è più conveniente perché è troppo volatile. Chi ha 10 anni, chi ha 30 anni, ha delle grandissime occasioni adesso, ma anche dei grandissimi rischi. Ma se uno sta sul debito a 2, a 3 anni, sa che ha un rendimento onesto che copre circa l'inflazione e di quello si deve accontentare. E fra 3 anni ha ottimissime possibilità che venga rimborsato. quindi l'Italia non è a rischio di insolvenza No, perché e sennò avrebbe il debito come quello greco, prezzato a 60 con il rimborso a un anno. Invece a un anno siamo circa alla pari, insomma, cioè lo compriamo a 99 per essere rimborsato a 100 più il 2% di cedola da pagare. Ecco, lo siamo ripetiamo questi continuamente, ma insomma, ecco, tanto per rimanere. E lo spread, tanto per chiarire ancora, quello che viene definito appunto spread, è il differenziale tra il rendimento, in questo caso delle obbligazioni italiane, e il punto di riferimento. Dunque, il punto di riferimento è sempre lo stesso in Europa, che è l'obbligazione tedesca, il Bund Assolutamente sì. tedesco. Dunque, se l'obbligazione italiana rende il 100%, Se l'obbligazione italiana così rende il sarebbe. 3% con 200 basis point, cioè quindi 0,02, l'obbligazione tedesca corrispondente rende l'1%. L'obbligazione tedesca media un anno oggi rende attorno a, così per dire, 0,50, l'obbligazione italiana rende circa il 2,20-2,30, cioè quindi abbiamo circa 200 basis point, quindi il 2% di differenza di rendimento a favore del debito italiano, che diventa contro se devi emettere debito, perché devi accettare che ti paghino meno il tuo debito emesso per poterlo collocare per poi rimborsarlo a 100. Questa è la dinamica. Benissimo, sì, il mio esempio era eccessivamente esagerato. Allora, però appunto era un esempio. Sì. Secondo Malnati, le banche hanno ora un'occasione di realizzare un buon spread nell'acquisto di BTP nazionali. Immagino che appunto voglia dire nel senso che no, una differenziale è minore, dunque probabilmente riescono a fare un buon affare. Credo che sia questo quello che intendo dire, Un buon George. affare a comprare, perché se le hanno comprate di recente le hanno comprate più care, quindi il buon affare in teoria è l'acquisto adesso, non la vendita, perché la banca non è emittente di titoli, è lo Stato che è emittente di titoli, quindi la banca può comprare ad un anno dei titoli con una buona idea che fra un anno li avrà a 100, quindi li compra a 98, li avrà a 100 e quel 2% lì sa che non glielo porterà via nessuno, mentre un'azienda potrebbe non ridare i soldi, lo Stato da qui a un anno glieli ridarà sicuramente. Quindi per le banche è un'occasione. Allora, e vale la pena, mi sembra, dica Malnati, di correre il rischio, per l'appunto. Per essere quello pur essendo quello del debito pubblico in questo momento un campo minato, viene da pensare che paesi dal debito pesante in termini assoluti come l'Italia difficilmente saranno i primi anelli della catena a rompersi. Questo ragionamento vale per istituzioni finanziarie, banche e assicurazioni che sono nel sistema e possono, devono sostenere posizioni a lungo termine. Ma chiederei a Malnati quanto sia consigliabile al piccolo risparmiatore entrare su rendimenti appetibili ma con una prospettiva concreta di ulteriore caduta dei corsi protratta nel tempo. L'esposizione al rischio anche su un capitale sia pur ridotto, dice Giorgio, forse rende preferibile la scelta di tenersi disponibile la propria liquidità. Grazie Giorgio.
Che cosa se ne fa della sua liquidità? La stampa, se la mette sotto il materasso, perché se ne lascia in una banca e fallisce l'Italia, falliranno anche le banche. Cioè l'ipotesi che i soldi stiano belli tranquilli nella banca col paese che salta per aria è un'ipotesi abbastanza irrealistica, okay? No? Potrà sopravvivere magari una grande azienda di produzione che si sposta, ma una banca italiana col paese che va in default anche la banca. Cioè tendenzialmente, insomma, cioè, in un'ottica così, l'abbiamo visto anche in Argentina, non è che siano sopravvissute le banche argentine al collasso, diciamo, argentino. Quindi non è questa la questione. La questione è quanta volatilità è disposto a sopportare nell'acquisto di titoli di Stato? Allora, se è disposto a sopportare una volatilità bassa, deve comprare una scadenza breve. Le scadenze brevi sono tutte liquide, quindi avere in casa un titolo italiano con una scadenza media fra i 6 mesi e un anno e mezzo, meno di 6 mesi paghi più commissioni per comprarlo di quello che ti metti in tasca poi alla fine, conviene ancora piuttosto che tenerli sul conto. A meno che uno non li voglia tenere sul conto con una delle tante offerte di banche, che ripeto, non ci sono banche che stanno per saltare per aria in Italia e che ti remunerano circa il 2% come il titolo di Stato, allora circa il rischio è equivalente. Ma la certezza che non succederà nulla non c'è. Direi che in questo momento non c'è nessuna necessità di correre a togliere i soldi dalla banca, nessuna, come non c'è nessuna necessità di prendere e liquidare i titoli di Stato che tra un anno o due verranno tranquillamente pagati, rimborsati, scusa. Bene, guardi, Roberto. Roberto Mannati, vorrei chiedere, visto le sue riflessioni sul mercato cinese, quale mercato cinese, su quale mercato cinese puntare? Hong Kong oppure la Cina? Con ETF o fondi o entrambi i mercati? E nei cosiddetti mercati emergenti, quali altri mercati? Grazie Lorenzo. Allora, operare con ETF sulla Cina è complicato, perché mi sono di nuovo congelato. Mi sei di nuovo Mi congelato, è sono di questo nuovo che sì, congelato, che come se mi parlasse veniva il mio da subito, fantasma vabbè, adesso. dai. Allora, è indubbiamente complicato, innanzitutto perché bisogna tener conto del premio che questi ETF hanno, cioè quindi molti di questi ETF vengono comprati a premio a seconda di quanti flussi ci sono in acquisto. Bisogna tener conto se sono coperti o meno in cambio o quant'altro. Questa è un'operazione che io faccio tutti i giorni con il fondo, che gestisco. Dire oggi conviene stare su Hong Kong piuttosto che sulla Cina, quando io l'anno scorso per riuscire a performare meglio del mercato ho dovuto passare da uno all'altro 4 volte, vorrebbe dire che ci mettiamo a replicare la gestione qua su video e non è conveniente. Quindi quello che posso suggerire io è di diversificare e di diversificare anche tenendo conto del fatto che un singolo strumento sia coperto o meno dal rischio di cambio. Tendenzialmente gli strumenti più liquidi e meglio quotati sono quelli che replicano Hong Kong, che è un mercato, diciamo, di origine inglese e accessibile, ai risparmiatori senza passare da veicoli speciali. Roberto Mannati, Global Opportunity Investments a Lugano. Grazie mille Roberto, buon fine settimana. Grazie a te, ciao, ciao a tutti.